Seconda gara prestagionale per i Knights e seconda vittoria contro Gallarate, anche se la partita su suolo varesino è meno brillante di quella della prima uscita. Knights al completo e senza problemi particolari. La partenza è buona con una tripla di Oboe e una di Raidio, ma Gallarate pareggia e il primo quarto è piuttosto equilibrato. Coach Piazza gestirà la gara con cambi a 5 per tutto il match, mischiando quintetti e cercando nuovi assetti, cosa che comunque permette a Legnano di chiudere avanti per 14-21 dopo 10 minuti. Gallarate spinge sull'acceleratore con Bloise, prendendo qualche punto di vantaggio, anche se la sala scientifica rimane in scia con i liberi, nonostante una percentuale bassa che si fisserà sul 58% a fine gara. Legnano perde il quarto sotto i colpi di Fioravanti, ma ha anche degli sprazzi di buon gioco, che a metà partita valgono comunque il vantaggio sul 36-40. Terzo quarto, che, come contro Gazzata, è molto positivo per i Knights, che partono sotto 3-0, ma ben presto arrivano al 3-13, mostrando una difesa molto ben organizzata e una circolazione di palla che porta buoni tiri, Agostini da fuori e Quarisa da sotto, per una frazione che finisce sul 48-62. Gallarate ha dei momenti di grande intensità con Redaelli, ma a volte spreca mostrando un po' di imprecisione nei passaggi e nella costruzione. Ultima frazione in cui Legnano continua con l'intensità difensiva del terzo periodo e con un attacco ben bilanciato, dove questa volta sono Mastroianni e Sodero a trovare più facilmente il fondo della retina, con Gallarate che non riesce a trovare per lunghi minuti una buona continuità, tanto da impensierire i Knights che alla fine vincono 59-80. Dopo due buone gare con squadre di categoria inferiore, da mercoledì le prossime amichevole saranno quasi tutte con squadre di B nazionale. Prossimo appuntamento con la nuova Treviglio, mercoledì sera alle 18 al Palafacchetti.